adesso infatti vi presento una persona. Lei si chiama Simona. Simona aveva chiamato il nostro centralino, aveva parlato con il nostro centralino, ci aveva raccontato la sua storia e noi le abbiamo chiesto se aveva voglia di collegarsi con noi. Vi presento Simona Castelli, ben trovata Simona. Buongiorno, Lei è buongiorno collegata da Tiziana, casa tanti auguri, sua buon compleanno. in collegamento con noi da un isolamento, come tanti italiani che ci seguono, con la differenza che il marito di Simona è ricoverato in terapia intensiva, positivo al Covid ed è ricoverato in terapia intensiva da più di un mese. Lei non ha Sì, mai domani fa fatto un un mese. tampone, come tanti parenti di persone contagiate, però facciamo così, Simona. Partiamo dal principio. Intanto suo marito, prima di essere ricoverato, ha passato a casa qualche giorno con la febbre alta, giusto? E poi ad un certo punto aveva Esattamente. sintomi respiratori, lei ha chiamato il 118 e lui è stato ricoverato. Sì. Questo risale al 18 marzo notte per una sintomatologia respiratoria. Ho chiamato il 118, mio marito è stato ricoverato. Come Il sta 19 adesso? viene Lei ha sottoposto. notizie? Purtroppo delle bruttissime notizie che risalgono a poche ore fa. Mio marito sta attraversando una nuova crisi grave, e quindi siamo di nuovo appesi a un filo come siamo stati negli ultimi 20 giorni. Noi facciamo il Quindi tifo per lei e per lui, ovviamente. grazie, molto, molto gentili. Ma lei è Quindi riuscita a parlare con lui? 19. Mi scusi, in questi giorni, è mai riuscita a parlare con lui al telefono? Sì, ci sono riuscita per 2 giorni, ieri e l'altro ieri, perché avevano iniziato la procedura di risveglio e quindi ho potuto contattarlo tramite una videochiamata, però purtroppo oggi le condizioni Oggi non sono sta di nuovo bene. gravi e quindi è stato nuovamente sedato. Allora, era il 18 marzo quando lui è uscito di casa, giusto? Sì, il 19 Dopodiché. viene sottoposto a tampone, perché a casa non siamo riusciti ad averlo, pur avendo fatto la richiesta tramite il nostro medico di famiglia. E quindi viene ricoverato, effettuano questo tampone, il giorno dopo non riescono ancora nel pomeriggio ad avere il risultato. Io tramite una rete informativa di amici e conoscenze leggo il risultato, lo comunico all'ospedale, era positivo, mi ringraziano e mi dicono adesso vedremo dove si è inceppato questo meccanismo. Comunque mio marito è positivo e io aspetto qualche tipo di comunicazione. Dopo 3 giorni, il 23 marzo, con una serie di telefonate, quattro, l'ASUR territoriale delle Marche di Macerata mi contatta e nella quarta telefonata mi informa che sono in isolamento fiduciario dal 20. Ora Quindi io mi diciamo che chiedo, lei dal nel 20? frattempo, se fosse uscito, fosse andata in giro, non fosse Esatto. stata saggia come è Esatto, stata, perché lei si era già messa in isolamento esattamente. fiduciario e aveva anche contattato una serie di persone, di amici che avevate Sì, incontrato, sì, giusto? sì. Ho contattato tutta la rete dei miei contatti dell'ultima settimana per informarli che mio marito era positivo e che quindi in caso di sintomi dovevano tenere presente la possibilità di un contagio. Fortunatamente una sola persona ha avuto una febbre lieve che si è risolta spontaneamente senza nessun tipo di Bene, aggravamento. dopodiché a lei dicono si mette in isolamento fiduciario a far data dal 20, quindi a far data da 3 giorni prima il momento, diciamo, dell'annuncio a lei di quella che era la positività di suo marito. E dal 20 di Esattamente, marzo prima. lei avrebbe dovuto dunque uscire dall'isolamento fiduciario ai primi di Il 3 di aprile. aprile, cioè il 4 aprile, sì, il 4 di aprile. Lei nel Il frattempo ha 4 di chiesto un aprile. tampone, le hanno fatto un tampone per sapere comunque se era positiva, se non era positiva a sua volta? Sì, ho fatto richiedere al mio medico di famiglia il tampone dal giorno 23. Il 23 marzo il mio medico ha mandato via la richiesta per sottopormi a un tampone, visto che avevo avuto dei sintomi anch'io, tra i quali perdita di olfatto
e gusto, e comunque ero stata a contatto con un Certo, Covid positivo. questo tampone non è mai arrivato. Questo tampone non è mai arrivato fino a quando scade il mio isolamento. Io mi sottopongo a un test sierologico di mia iniziativa perché vengo a Cioè sapere lei è che c'è un andata a fare laboratorio che privatamente un privata. test sierologico? Sì, esattamente, perché volevo vedere chiaro nella mia situazione. Questo test sierologico mi comunica che ho gli anticorpi IgG, quindi in qualche modo io ho avuto questo virus, ma ancora una lieve traccia IgM attiva. E Aspetti che qui ci stiamo facciamo aiutare parlando. dal professor Morrone. Vuol dire che ha avuto C'era il un'infezione Covid presente, e che c'era ancora. ancora un'infezione presente. Quindi loro le avranno consigliato di restare ancora a casa, suppongo. Ovviamente, ovviamente, ma io praticamente non avevo ancora mai staccato da questo mio isolamento. Tra l'altro mio marito è ricoverato, quindi non ho Certo. nessun motivo di uscire, non è una gratificazione andare a fare la spesa che mi sono organizzata di farmi sempre consegnare a casa. Quindi diciamo che io ho scrupolosamente mantenuto le regole di isolamento anche da tutti i miei parenti, quindi non ho visto Però con Simona, nessuno a partire dal sostanzialmente lei è 18. stata sola in tutto questo percorso ed è stata lei Assolutamente sì. iperattenta e ad un certo punto così Sì. scrupolosa ad andarsi a fare a pagamento un test sierologico per evitare magari di contagiare altre Esatto. persone. Esatto, io volevo sapere se potevo ricongiungermi almeno con i miei parenti più stretti che non vedevo già quasi da un mese. Ma comunque andiamo avanti perché sabato scorso mi chiama la ASUR territoriale e mi pone questa domanda, direi bizzarra. Mi dice: ma lei signora che dice? È meglio che lo faccia questo tampone? Beh, Io ho detto sì, credo che sia opportuno che io faccia il questo tampone. sabato Quindi mi scorso. dicono che sono inserita, sì, sabato scorso, sono inserita in una lista per fare un tampone a un drive-in organizzato nella città di Macerata e che avrei ricevuto notizie il 21-22 marzo tramite mail. Siamo al Siccome non ho 24, ricevuto. notizie le ha ricevute? Assolutamente no, ieri ho chiamato la ASUR che mi hanno detto: ma lei chi è? Scusi Simona, io non abbiamo questo nominativo. Ma dico: ma come non avete il mio nominativo? Mi avete chiamato voi, mi avete contattato voi. Ha detto: ma ci sarà stato qualche disguido, vediamo se possiamo inserirla nella prossima settimana, perché comunque i tamponi non erano sufficienti, quindi non gliel'avremmo comunque potuto fare. Adesso ci informiamo qual è la sua Simona, io sono situazione e può abbastanza darsi. senza parole rispetto a tutta la vicenda in verità. E diciamo che Certamente. a quelli che chiedono, a quelli che dicono vabbè basta, usciamo, ripartiamo e magari lo dicono con qualche leggerezza, immagino che lei, diciamo, potrebbe dare serenamente un consiglio. È una roba seria questa del Covid, è giusto, Simona? Molto seria, perché qui si tratta che noi siamo soli, indifesi di fronte alla morte. Mio marito sta ancora lottando tra la vita e la morte dopo un mese. E non sappiamo ancora quale sarà l'esito, quindi Simona, è glielo dico una cosa veramente con tutto il gravissima. cuore, noi teniamo le dita incrociate per suo marito e facciamo il tifo per lui. Grazie. Grazie per essere stata con noi, è stata Grazie a importante voi la per sua avermi dato testimonianza, l'opportunità di perché ci dice testimoniarla. appunto quanto siamo impreparati, quanto le persone ancora non sono.